Amici, ma soprattutto amiche, dopo avermi parlato dei rookie che stanno facendo molto bene in questa stagione, beh, dobbiamo parlarvi dei rookie che stanno facendo molto molto male in questa stagione, come il nostro Stizzo che non è capace di tenere la palla in mano. Però Josh, che passaggio, lui, rookie buono, rookie cattivo. Cioè, togliamoci subito sto cazzo di dente così non mi rompete i coglioni. Abbiamo messo D'Angelo Russell lì in questa classifica. Perché abbiamo messo D'Angelo Russell? Non perché stia giocando male, assolutamente, no. Lui è un giocatore incredibile, come pochi sono passati in questa NBA. È in un sistema di gioco di merda, è allenato da un allenatore che non è capace ad allenare, è in una società che sembra una puntata di Beautiful continua, e quindi naturalmente deve stare lì perché non può esprimere il suo potenziale. Però va detto che è un giocatore con caratteristiche particolari, è un giocatore che ha bisogno di giocare up tempo, non può giocare ai ritmi bassi che impone Byron Scott, ed è un giocatore soprattutto per ora molto limitato in certe fasi del gioco. Hai sì, ma cioè, giochi di merda tutto l'anno, fai una partita figa contro i Nets, cioè, contro i Nets. Io vorrei tanto 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 di nuovo un rookie come era Chris Ming. Da un rookie che si sta esprimendo male all'altro, come non parlare di Okafor. Non Emeka Okafor, ormai ma il cugino. Esatto, ma il cugino di secondo grado, Okafor di Filadelfia, che non sai come si chiama. Assolutamente no. Già lì. Detto che D'Angelo Russell non si è espresso al massimo nella sua stagione da rookie, forse anche per colpa della dirigenza, qui stiamo parlando di un giocatore che le colpe ce l'ha nel suo atteggiamento, perché adesso è rotto, va bene, ma dal primo giorno che è stato selezionato da Philadelphia, capisco che tu possa non essere contentissimo, si è dimostrato un giocatore un po' coglione. Gli manca solo forse più farsi beccare con gli spini, poi ha menato gente fuori, atteggiamento del cazzo in campo, è anche un po' ingrassato. Poi tutti a dire Barnier non piglia i rimbalzi, non piglia i rimbalzi. Sto qua passava come un centrone vecchio stampo, non arriva a prendere 10 rimbalzi quando gioca 30 minuti. Pazzesco. Andiamo dai cugini sfigati della Florida e Orlando Magic, che sono andati a prendere Mario Ezonia, che aveva promesso di essere Rookie of the Year, lui vince la gara delle schiacciate, tutto lui. E invece è una testa di cazzo. No, io non ci sto, a me piace. Anche perché io ce l'ho nel Fantadraft e mi sta inabissando come se fosse la nave di David Jones. Ma diciamo che, ok, non ha fatto tutto quello che ci si aspettava, però si sono visti stralci di talento purissimo. È giovane, 95. Va anche detto che deve spartirsi i minuti con Fournier, che quest'anno sta giocando a dei livelli che nessuno si aspettava assolutamente. Sono d'accordo con te. Sul fatto che sia 95 significa che il ragazzo oggi ha... Non so contare. 21. Non so contare. 21 anni. Deve compierne 21. Sì, Io voglio solo dire che comunque Ficio a 21 anni giocava già a Omegna protagonista in C1. Punto. Pegasus a 15 anni ha vinto l'armatura e è andato a salvare Lady Isabel. 15 anni, ecco, coglioni. Ecco. E Goku lo svede il drago molto prima. E possiamo proprio andare avanti con l'ultimo. E qui è proprio triste la situazione, perché alla fine quando parliamo di merda di qualcuno parliamo sempre di Sacramento. Ma come cazzo ti viene in mente Cowley Stein? Will Cowley Stein, un giocatore che giocava a football come tight end fino a pochi anni prima di entrare a Kentucky. Cioè 2 anni prima non giocava a basket, lui giocava a football. Hai un ruolo coperto che è quel genio di DMC e tu ti vai a prendere Cowley Stein e dici: gioco col doppio lungo e buchi, lo sposto alla grande e mi corre per il campo, tanto sa tirare, passare. E poi lì non sai, cioè a sto punto dici: è colpa sua che non è capace a giocare o è colpa della società che ha avuto un'idea di merda? Secondo me la verità sta nel mezzo. È colpa sua che ha dei grossi limiti, però può essere un tipo di giocatore tipo Noel, Gobert, un centro molto atletico che difende bene, sì, e può fare i suoi punti. Hai ragione, però capisci che la differenza, e qui vorrei chiudere con uno scavino, è questa. Noel, Gobert, vedi che sono giocatori moderni, le divise moderne sono strette sulle spalle e impongono un nome breve. Willy Trill Cowley Stein è peggio di Guglielmo Impietro. E qua scavino. Scavino! Comunque abbiamo fatto i rookie, solo per dirlo a casa, perché c'è la March Madness. E volevo dire che tutti ci hanno sempre consistito i suoi pronostici, ma io avevo due nomi segnati da Josh: Wichita State e Michigan State. Ciao!